Buonasera a tutti, ben ritrovati lunedì 23 gennaio, ore 19 in diretta su Sport Italia. Eccolo qui, è Leo Talk Serie A, e se è Leo Talk Serie A non possono mancare Nicola Legrottaglio. Ciao Nick, buonasera. Ciao a tutti, ciao Valeria, buona serata a tutti. E Andrea Zenga, ciao Andrea. Ciao Vale, buonasera a tutti. Ben ritrovato, anzi ben ritrovati. Grazie. Sempre qua. Sempre qui, puntualissimi. Questa sera trasmissione più lunga, e diciamo che verosimilmente sarà sempre così, il direttore ci ha promossi, e quindi ringraziamo Michele Criscitiello, dalle 19 alle 20.30 in diretta Leo Talk Serie A, anche con voi, che potete come sempre scriverci alla 345-242-0473. Tre momenti questa sera, tre parti di Leo Talk Serie A, dove andremo a parlare di tanto, sicuramente di quanto sta accadendo alla Juventus più fuori dal campo che dentro il campo. Una 19ª giornata che ancora deve concludersi, perché come va la gara tra Bologna e Cremonese? Era 0-0 prima dell'inizio. Ecco, non ho guardato, non ho controllato i secondi precedenti. Ci sono aggiornamenti dell'ultimo secondo, però. Ma tanto la nostra regia ce li manda in onda, infatti. Ecco qua, Bologna-Cremonese ancora ferma sullo 0-0. Gli altri invece sono i risultati raccolti in questa 19ª giornata di campionato, che di fatto chiude il girone di andata con questo 3-3 importante tra Juventus e Atalanta. Appunto, dicevamo, insomma, una Juventus che sta attraversando una fase estremamente delicata, la vittoria della Roma sullo Spezia 2-0, il pareggio del Monza contro il Sassuolo 1-1, l'Udinese che batte a Genova la Sampdoria 1-0, il Torino che batte a Firenze la Fiorentina 1-0, e poi la vittoria ancora del Napoli contro la Salernitana, che alla fine ha riconfermato Nicola allenatore, 2-0 del Verona sul Lecce, e poi le gare di questa sera 20.45 Inter-Empoli e di domani sera alle 20.45 Lazio-Milan. Guardiamo velocissimamente la classifica, chiaramente in via di aggiornamento rispetto alle gare che ancora mancano, ma una classifica che ci racconta che qualcosa è fortemente cambiato. Faccio chiaramente riferimento alla penalizzazione della Juventus, 15 punti, che porta la squadra di Massimiliano Allegri a 23 punti in classifica, quindi fortemente lontana da quella che è la zona Champions, e addirittura, insomma, da quello che poteva lontanamente essere lo scudetto, anche se il Napoli ormai ha 50 punti. Dico ormai, ma non me ne vogliano i tifosi del Napoli, lo so che la strada è molto lunga, però insomma 50 punti con un distacco importante dalle altre si fanno sentire dopo 19 giornate. Allora, prima di entrare nel vivo di quanto sta accadendo alla Juventus, avremo anche a breve in collegamento il direttore Paolo De Paola, un giro rapido, Nicola e Andrea, invece, sulle gare che abbiamo visto in questo fine settimana. Ancora ne mancano, soprattutto mancano le due milanesi, però che cosa ci ha regalato questa 19ª giornata, Nicola? Ma niente di nuovo, supremazia assoluta del Napoli. E ovviamente manca la partita del Milan, ma se il Milan non dovesse battere la Lazio, come può succedere, potrebbe essere un risultato un po' strano, perché la Lazio sta bene, il Milan non sta bene, è un campo difficile, e credo che anche il modo di giocare di Pioli debba un po' cambiare in alcune circostanze della gara. Se non cambia quello, il Milan farà un po' fatica a riemergere. Interessante la vittoria del Verona, quella che mi stuzzica un po' di più, perché il Verona ha riaperto in una piccola speranza, no? Per la zona retrocessione, e allo stesso tempo ha messo in difficoltà qualche squadra che invece pensava di essere già sicura, con i 9, 8, 7 punti di vantaggio sulle tre che si stavano staccando. Altre cose non ci sono. Abbiamo visto un Dybala che sta prendendo in mano la situazione, finalmente la sua qualità, il suo intuito, la sua destrezza con questo pallone sta mettendo finalmente un segno nella squadra della Roma. L'abbiamo detto all'inizio, trovare la posizione di Dybala per dare un equilibrio a questa squadra era l'aspetto più interessante che doveva risolvere Mourinho. Lo sta facendo. Abraham e Dybala con El Shaarawy laterale, che comunque ha passo, ha resistenza, fa le due fasi, questo può essere una soluzione molto più equilibrata. Quindi la Roma la vedo
nel girone di ritorno una squadra che tenderà sempre a crescere. E tra l'altro di Roma parleremo, perché se la Lazio dovesse vincere domani sera contro il Milan, di fatto si porterebbe agli stessi punti in classifica che ha la Roma. E quindi, visto che almeno attualmente la Juventus è fuori gioco, in tutti i sensi con la penalizzazione che ha subito, potrebbero ritornare protagoniste le due squadre della capitale, vedremo. Interessante, Andrea, anche la riflessione che faceva Nicola rispetto alla zona retrocessione. Se vogliamo velocissimamente, chiedo a Paolo, riproporre la classifica. In effetti oggi la classifica vede lì in fondo tre squadre, che sono Verona, Sampdoria e Cremonese. Però è anche vero che la differenza di punti tra il Verona e il Sassuolo, e fa molto strano vedere il Sassuolo in quella posizione, in realtà non è una differenza così abissale. Mancano ancora tantissime giornate, quindi anche lì nella parte più bassa tutto può succedere. Sì, interessante, come ha detto Nicola, la vittoria del Verona, che è stata poi l'unica casalinga del turno, quindi un po' un turno particolare anche per questo. Secondo me il cattivo andamento delle ultime tre, con una media punti veramente bassissima, ha un po' nascosto dei difetti delle altre della zona bassa, perché comunque si parla di un Sassuolo che ha fatto un punto nelle ultime cinque partite, e questo non era stato molto, diciamo, messo in vista, perché appunto le ultime tre, avendo un trend così negativo, non mettevano a rischio quelle sopra. Invece con la vittoria del Verona, che a me piace anche la lotta salvezza, quindi certo, sono contento che delle squadre comunque lottino fino alla fine, riapre un po' appunto la corsa salvezza e mette un po' di pepe soprattutto in fondo alla classifica, che fino a questo momento mancava. Poi ovvio che si riapre anche la zona Champions, visto quello che è accaduto alla Juventus, e credo che anche sia anche da stimolo per Roma, Lazio e anche Atalanta, che ieri abbiamo visto una buona Atalanta, poter avere un posto in più per appunto per entrare in Champions League. Quindi sarà un girone di ritorno molto pepato, diciamo. Frizzantino, sì. Frizzantino. E ci è mancato un po', in effetti. No, c'è il mercato. È mancato il mercato, ma c'è il mercato. C'è il mercato che comunque potrà dare una mano a quelle squadre in difficoltà, quindi azzeccando dei giocatori giusti che servono in questo momento, molto probabilmente qualche punto in più nel girone di ritorno si faranno. Quindi il Verona sarà quella squadra attenta sul mercato, perché se trova un giocatore giusto può fare la differenza. Qualche attaccante, Ilic. Sì, è trovare qualche attaccante che ti porta un po' più gol all'attivo, e quindi è quello che fa la differenza nelle squadre giù, a trovare attaccanti che fanno gol, vanno più facilmente a rete. Comunque nell'ultima parte della nostra trasmissione avremo anche il piacere di collegarci in Turchia con il nostro Carlo Nicolini, che è un po' che non lo sentiamo, quindi siamo anche un po' preoccupati, dobbiamo capire come sta, che cosa sta combinando in questo momento nella sua vita rocambolesca, ma soprattutto ci darà un po' di dettagli rispetto a Mudryk e al suo passaggio al Chelsea, chiaramente giocatore dello Shakhtar. Carlo l'ha visto praticamente nascere calcisticamente parlando, per cui insomma un po' di retroscena ce li potrà svelare, soprattutto avremo modo di capire come si è arrivati a questa, diciamo, vendita importante, che peraltro ha anche dei risvolti sociali non banali, ma ne parleremo. Io direi partiamo con il servizio realizzato dalla redazione Sport Italia, in particolare dal nostro Francesco Nigro. Entriamo nel merito della questione. La Juventus è stata penalizzata, 15 punti, tutto può succedere ancora, perché in realtà è una prima sentenza, probabilmente potrebbe essere ribaltata o a favore o nuovamente contro la Juventus. Tante cose possono accadere, facciamo un pochino di ordine con questo servizio e poi ne parliamo abbondantemente. Cara Juve, non è finita qui. Potrebbe tranquillamente essere l'inizio di un film horror a forti tinte bianconere. Nel momento più complicato della recente storia juventina è sorta la nuova Juve, in cui si inserisce un rinnovato quadro dirigenziale che avrà il non facile compito di traghettare il club fuori dalle sabbie mobili. Ferrero e Scanavino in missione per salvare il salvabile, con la prima data che è già stata depennata dal calendario, quella del 20 gennaio. La Juve infatti ha perso la prima partita del confronto, quella con la Procura federale, che ha portato a 15 punti di penalizzazione in classifica. C'è ancora da giocare il ritorno però, e Scanavino ha dichiarato che la Juventus ha tutti i mezzi per difendersi e dovrà farlo presto, visto che il calendario è fitto fitto di impegni cerchiati in rosso. Si comincia dalla pubblicazione delle motivazioni della sentenza e si prosegue con il ricorso, che verrà presentato dalla Juve entro un mese dalla stessa, con scadenza quindi segnata al 20 febbraio.
Poi, entro fine mese, la FIGC dovrà decidere se aprire o meno un processo contro la Juve per la manovra stipendi, passando infine per la prima udienza dell'inchiesta Prisma della Procura di Torino, fissata per il 27 marzo. In tutto ciò, l'ombra della UEFA che incombe e il ruolo vacante di DS dopo che la FIGC ha inibito Federico Cherubini per 16 mesi. Ma la tempesta non si placa. Anche i tifosi hanno fatto sentire la loro voce con un comunicato ufficiale in cui i gruppi bianconeri ammettono le colpe della loro vecchia dirigenza, accusandola di aver trattato la maglia della Juventus come un oggetto senza anima. Volevo sapere se abbiamo i risultati dei sondaggi. In campo la Juventus continua ad avere, ma prima bisogna vincere le partite fuori dal campo per allontanare definitivamente le nubi da Torino, per rimanere sempre quelli del fino alla fine. Allora, buonasera, benvenuto anche al direttore Paolo De Paola. Ciao Paolo, buonasera. Ciao Valeria, buonasera a tutti i tuoi ospiti. Saluto Andrea e saluto a lei. Ciao direttore. Allora, lo sai Paolo che noi non ti chiamiamo per così commentare semplicemente quanto accade sul campo, ma soprattutto per commentare quello che accade fuori dal campo, perché qui nel campionato di Serie A, in particolare in questo campionato, diciamo che non ci si annoia mai, ecco, possiamo dire così per fare una battuta. Chiama la battuta e chiama l'annoiarsi, cioè è una cosa, veramente un terremoto che c'è stato. Guarda, io che ti posso dire, la sintesi la farei in questa frase, che un cugino difficilmente può chiedere i danni a un altro cugino, ma se non ci fosse questo rapporto di parentela, insomma, secondo me questa battuta non è tanto peregrina quella che faccio, perché in effetti tutto il bubone, chiamiamolo bubone senza voler anticipare nulla come altre sentenze o possibili sviluppi di indagine sia penale sia della giustizia sportiva, nasce un po' dall'incomprensione fra i due cugini, e il troppo lasciar fare a un cugino senza voler entrare troppo nel merito degli ultimi 3 anni che sono stati disastrosi da un punto di vista gestionale. Questo, ribadisco, io mi estraneo un attimo dalla questione che riguarda la difesa della Juve, che ci dovrà essere, che dovrà essere forte, che giustamente, rispetto alle parole anche di Scaravino, sarà una discesa in campo della Juventus, va benissimo. Però quello che mi dispiace è che le plusvalenze, insomma, hanno rappresentato un pochettino un metodo persino pubblicato da tutti i giornali, e non solo per la Juventus, e in questo la Juventus ha ragione nel non diciamo colpevolizzare in questo momento solo la Juventus, perché ci sono altre indagini in corso che usciranno, insomma ci sono altre procure al lavoro, quindi quelle indagini lì con altre intercettazioni usciranno a breve. Ma quello che preoccupa di più appunto è questo atteggiamento un pochettino attraverso quello che veniva reputato il re delle plusvalenze, che non attiene alla Juventus. Non è un qualche cosa che attiene alla... Aspetta che abbiamo perso il collegamento con Paolo mentre lo ripristiniamo, però era chiaro quello che stava dicendo il direttore. A questo punto, Nicola, vengo da te. Paolo De Paola diceva, al di là di tutto quello che sta emergendo e che ancora emergerà, perché attualmente la penalizzazione riguarda la Juventus, ma molto probabilmente potrebbero poi entrare in gioco anche altre squadre rispetto alla giustizia sportiva e non solo. Però Paolo De Paola diceva, è proprio un sistema che non è tipico della gestione della Juventus. Questo stava dicendo, ma è partito un po' chiaramente dalla dinastia, allora, dalla famiglia, dal fatto che stiamo parlando, sì, di John Elkann da una parte, Andrea Agnelli dall'altra, anche se ormai Andrea Agnelli non è più il presidente della Juventus, però Paolo ha preso da lì la radice poi di quello che sta emergendo da un punto di vista più, diciamo, legale. Allora, io metterei dei puntini molto precisi sulle i, no, in questo discorso. Uno, noi non possiamo essere i giudici perché c'è una giustizia. E quindi se io sono un cittadino di fede, che credo nella giustizia perché ho fiducia in loro, non posso oggi non crederci. E quindi quello che altrimenti cadrebbe tutto il sistema italiano, perché se non ci fidiamo della giustizia allora c'è un problema. Quindi fidiamoci, quello che loro stanno facendo. Da qui a 10 giorni sapremo la finalità, dove arriverà questo giudizio e chi coinvolgerà, soprattutto quanti ancora saranno coinvolti. Ma questo non significa che la Juventus non ci sia dentro, comunque, al di là che poi sia sola, e tanti stanno facendo tutto questo moralismo, come mai solo la Juventus, ok, mettiamo il caso, o che sia sola o che sia in compagnia di altri, comunque c'è dentro,
Allora, da tifoso, da persona che comunque ha vissuto in un ambiente certo. del genere, è normale che questa cosa ferisce. Perché un tifoso viene ferito da che cosa fondamentalmente? Dalla fiducia. È come se qualcuno ti ha fatto vedere qualcosa di bello fuori, ma che dietro nascondeva un qualcosa di non corretto. E io, siccome sono stato interpellato in questi giorni da diverse TV, giornali, essendo ex Juventus, è difficile parlare di una squadra che comunque è nel tuo cuore, e dei tifosi, devi stare attento a come parli. E quindi ho dovuto fare una ricerca mia personale per dare un senso a tutto quello che accade. E ho letto qualcosa che mi ha un pochettino fatto venire dei fatto fare delle riflessioni e che porterei a tutti questa frase per far sì che tutti potessero riflettere. E questa frase dice, cara Valeria, che è meglio una buona reputazione che grandi ricchezze. La bontà è meglio dell'oro e dell'argento. Allora, la domanda che noi tutti ci dobbiamo fare, 9 scudetti vinti, successi vinti e poi perdo una reputazione? Vale la pena? Vale la pena. Allora, al di là che poi sei stato bravo perché abbiamo vinto sul campo, per carità, ma perché hai vinto sul campo? Perché molto probabilmente tu con questo sistema sei stato avvantaggiato nel fare mercato, nel prendere dei giocatori. Ma attenzione, ma allora il sistema che guarda il calcio, ma che fa? Cioè, coloro che permettono anche a certe squadre di fare certe cose, poi vedremo quante lo hanno fatto, che cosa sta a fare? Chi comanda il calcio? Come mai arriva poi la Corte federale a fare questo, quando invece non c'è un arbitro all'interno che guarda queste cose? Quindi qua c'è qualcosa che non mi quadra. Ecco perché poi ne va di mezzo Agnelli, quando invece magari l'hanno fatto tutti e il sistema calcio lo ha permesso. Allora, siccome vedo che è nuovamente tornato in collegamento Paolo De Paola, spero Paolo che tu abbia sentito le parole di Nicola e anche diciamo la sua riflessione, che a questo punto ti giro, che francamente era anche una delle domande che avrei voluto porti, cioè è molto semplice in questo momento puntare il dito contro la Juventus e dire ah ecco, torniamo a Calciopoli, ah ecco, ladri, ah ecco, e altre diciamo infamie che normalmente, ahimè, in questo genere di situazioni con facilità vengono fuori. Però se proviamo a tenere un certo tipo di distacco e ad analizzare, almeno per quanto ci è consentito, la situazione, come diceva Nicola, rivolgendo però l'attenzione al tifoso, perché poi è quello che veramente viene colpito nel cuore, cioè il tifoso della propria squadra, no? Il ragionamento che faceva Nicola e che porta a una riflessione sul sistema calcio, tu lo condividi, come lo vedi? Cioè dove sta la giustizia sportiva nel calcio? Dove sta l'occhio che controlla che il sistema calcio possa funzionare secondo le regole della giustizia? Ma guarda, questo mondo purtroppo sembra paradossale, mi ha preso anche molto dal tifo. Dal tifo a tutti i livelli, eh? Cioè dal tifo che può coinvolgere magistrati, che può coinvolgere fette di intellettuali, di intelligenza del nostro paese. È un tifo che è fondamentale per quanto riguarda, diciamo, anche l'aspetto decisionale. Sotto questo punto di vista mi riallaccio al discorso che facevamo prima per dire che ci sono stati degli errori da parte della Juventus, degli errori che sono stati anche abbastanza fotografabili, cioè le recenti diciamo uscite, le recenti separazioni da Marotta, da che cosa nascono? Cioè, qual è il motivo per cui la Juventus si è lasciata con Marotta? Nessuno l'ha mai chiarito con certezza. Questa è la cosa un po' strana. Quello che è successo adesso alla Juventus durante la pandemia, rivolgendosi a quello che viene ritenuto il re delle plusvalenze, cioè Paratici, ma prima non si era fatto, con Marotta non c'era stato questo. E poi l'altra domanda che chiaramente il tifoso della Juventus si pone è: ma noi da dopo Calciopoli in poi, proprio mi riallaccio a quello che diceva Le Grottaglie, ma da dopo Calciopoli in poi che cosa ha fatto la Juventus per ridare, come dire, quella reputazione che appunto non va persa? Perché la reputazione è il campo di battaglia del tifo contro la Juventus. La reputazione è quel terreno di scontro che diciamo anima tutti i dibattiti, per cui il tifoso juventino è anche stufo di sentirsi dare del ladro, di sentirsi attaccare da altre tifoserie per cose che non riguardano appunto il suo tifo, che è sempre corretto, ma che riguardano a volte delle disattenzioni, io le voglio dire proprio così, delle disattenzioni da parte della società.
Allora io dico, la Juventus avrebbe bisogno delle plusvalenze dopo aver fatto degli aumenti di capitali da 700 milioni. La Juventus non ha bisogno di fare quelle plusvalenze. La Juventus non è come le altre società. La Juventus, se diciamo fa questi affari per ripianare i debiti, lo fa perché, mi riconduco a quella lotta intestina a volte fra i due cugini, lo fa perché un cugino non vuol far vedere all'altro cugino che ha lavorato male da un punto di vista economico. Cioè che Andrea Agnelli è stato, diciamo, all'interno di un certo range di spesa, quando in effetti queste operazioni devono servire proprio a mascherare uno sforamento di quel range di spesa. Ed è, però, questo che non funziona. È anche un'identità. Però scusate, cioè, poi sentiamo anche Andrea Zenga, però voglio dire, se il ragionamento di Paolo, che secondo me ha anche una base di verità, venisse confermato, comunque insomma avesse un senso, diciamo, concreto, quello che mi viene da pensare è, vabbè, ma scusa, se io sto facendo una cosa che oggettivamente non potrei fare, no? Metto un po' di polvere sotto il tappeto. Esatto. Prima o poi il tappeto si sposta. A maggior ragione, se ne metto troppa di polvere, a un certo punto uscirà, perché non è che rimane lì ferma per tutto il resto della propria vita. Per cui mi viene quasi da pensare che ci sia un'ingenuità di fondo. Se io faccio una cosa a livello Juventus, vuoi che rimanga nascosta per tutto il tempo, nessuno la scopra? E se la faccio, la faccio veramente per una diatriba che ha forse in una radice familiare la sua ragion d'essere? Ma no, cioè, Valeria, qui travalichiamo quello che potrebbe, Valeria, essere, sì, il comportamento normale di qualsiasi dirigenza. Perdonami Valeria, il problema è che ci sono due fatti contingenti che sono fondamentali: la pandemia e il fatto che la Juventus avesse già fatto due aumenti di capitali per 700 milioni. Allora, è impossibile, dopo aver fatto due aumenti di capitale, dover chiedere ancora altri soldi, che comunque la proprietà dovrà mettere a disposizione, perché ci dovrà essere un altro aumento di capitale per questa nuova dirigenza. Questo già si sa. Ma chiederne altri soldi, per averne chiesto 700 milioni, e la concomitanza dell'arrivo di Ronaldo e quindi di tutto quello che ha portato Ronaldo a livello di economia anche passiva per la Juventus, hanno creato questo bubbone. Ora, come si poteva reagire a fronte di questo bubbone? Con la trasparenza che poteva distinguere un pochettino anche la storia della Juventus, cioè di chiarirsi all'interno, dice, questi sono i conti disastrosi, però abbiamo voluto fare questa scelta di marketing che non è andata a buon fine. Cioè la pandemia ha rovinato un affare come quello di Ronaldo, ma ha anche distrutto i conti. E dico, non ci sarebbe nulla di male nel chiarire queste faccende tra cugini. Quindi non è una diatriba fine a se stessa, è purtroppo una contingenza di fatti legati all'affare Ronaldo, alla pandemia e all'aumento di capitale che c'era appena stato. E aggiungo, scusa direttore, che se tu hai come identità che l'unica cosa che conta è vincere, è normale che tutte le scelte che farai... Certo. È normale, certo, perché l'unica cosa che conta è vincere, certo, e tu devi vincere per forza. Per forza, e quindi, certo, non sei realista, non sei umile da dire, no, oggi non posso vincere, per 2, 3, 4 anni non posso investire. Bravo. E non vinco. Bravo. Ma appunto sui giovani, come poi sta facendo adesso, no? Quindi mettiamo in risalto noi anche il lavoro del Next Gen, ma allo stesso tempo puntaci fino in fondo, facendo le cose fatte bene, con onestà e mantenendo la reputazione che conta di più. Allora, è arrivato un messaggino che dice: è giusto che debba pagare solo la Juve. Vi faccio vedere velocissimamente, così anche Paolo De Paola può osservare. Oggi abbiamo proposto via social un sondaggio, come spesso facciamo come Leo Talk Serie A, chiedendo a tutto il pubblico di Sport Italia, diciamo verosimilmente a tutto il pubblico di Sport Italia, se la sentenza in questo momento attribuita alla Juventus fosse eccessiva oppure no. È chiaro che parliamo ad un pubblico non soltanto di tifosi juventini, ma diciamo di appassionati di calcio in generale. Vediamo che cosa hanno risposto, e pensate che un 59% su un 41% ha detto che la sanzione è eccessiva per i bianconeri, perché credo, e dovreste anche confermarmelo voi, che per la prima volta, però, Paolo, non so se hai avuto anche tu questa sensazione, il popolo tifoso sportivo di calcio non ha, diciamo, gioito del fatto che la Juventus in questo momento è stata penalizzata di 15 punti. È chiaro che ci sono sempre, diciamo, gli sfottò reciproci tra le tifoserie, però in questo specifico caso, per ciò che è accaduto, non c'è festa, passatemi il termine, delle altre tifoserie rispetto alla penalizzazione della Juventus. C'è il desiderio di capire in questo caso. E Paolo De Paolo ha ragione quando dice: forse una delle ragioni nelle quali dobbiamo andare è quando Marotta ha detto: io qui
a queste condizioni non ci sto più, vado da un'altra parte, altrimenti non credo che Beppe Marotta avrebbe lasciato la Juventus. Ma guarda che Beppe Marotta è stato, diciamo, lasciato dalla Juventus, non è che l'ha lasciata lui, per una questione di anagrafica, cioè così è stata la motivazione, io l'ho seguita bene quella vicenda. Marotta, l'inspiegabile allontanamento di Marotta è dipeso dal dato anagrafico, cioè che la Juventus si voleva ringiovanire, va benissimo. Probabilmente oggi questo dato anagrafico ha un altro nome. Esatto. Probabilmente certe cose non si potevano fare, evidentemente, non si volevano fare con Marotta, ma comunque una scelta assurda, proprio totalmente assurda, perché Marotta è il manager migliore in Italia che poteva, conciliando esperienza e gioventù, mettere in ordine i conti e continuare a tenere in ordine i conti. Ma quel ragionamento che tu fai, detto tutto quello che potevamo dire sulla Juventus anche con il garbo, perché io ho seguito le Grottaglie, ci ha giocato, io ho seguito la Juventus per tanti anni su Tutto Sport, non ci va di essere, come dire, sferzanti nei confronti della Juve, non lo merita, anche perché ricordiamoci sempre un quadro generale: la Juventus era la locomotiva del calcio italiano, il calcio italiano è la locomotiva dello sport nazionale. Quindi se noi in qualche modo andiamo a vedere questo trenino dove porta, la Juventus è la principale fonte di reddito del calcio italiano. Ecco, questo non lo dimentichiamo mai, ma questo non vuole essere una cosa assolutoria. Quindi abbiamo detto quello che si doveva dire sulla Juventus, però c'è un'altra cosa da dire, e questa la dobbiamo dire in ragione appunto del sondaggio che avete pubblicato. Ma possibile che si indaghi sempre solo sulla Juve? Possibile che le procure debbano avere un rimbalzo mediatico solo e soltanto se c'è la Juve di mezzo? Perché se queste faccende, e io spero che appunto poi vengano alla luce, vengono perseguite anche da altre procure che magari hanno un impatto mediatico più basso, il quadro potrebbe essere completo, perché non è che noi giornalisti da 20 anni che parliamo di plusvalenze veritiere o farlocche o esagerate siamo dei visionari. Lo scriviamo da decenni sui giornali che ci sono delle plusvalenze che ci sono sembrate veramente esagerate, veramente fuori luogo, e le hanno fatte tutti, non è che l'ha fatta soltanto Juventus. Adesso si dice la Juventus l'ha fatto come sistema negli ultimi 3 anni con Paratici, va benissimo, ma in questi precedenti anni, gli ultimi 3 anni, tutte le altre società, quelle che volevano salvarsi, quelle che volevano fare mercato, quelle che sono fallite, l'hanno fatto tutti. Allora dico che le altre procure, e non solo quella della Juve, perché questa vicenda accusa soltanto la Juve, perché ci sono soltanto le intercettazioni della Juve, non ci sono altre intercettazioni. È la procura di Torino che ha portato 14.000 documenti, ma non è un numero solo, a caso. Solo questo, non è che ci sono altre intercettazioni di altre società, non ci sono. Su questo bisogna porsi una domanda e cercare una risposta. Esatto. Aspetta Nicola, dobbiamo andare per forza in pubblicità, qualche minuto, ma poi torniamo e proseguiamo, anche perché ho fatto graficare dalla redazione di Sport Italia alcune parti della lettera che la curva Sud ha, diciamo, voluto indirizzare all'ormai ex dirigenza bianconera. Però secondo me lì c'è veramente l'autenticità del tifo bianconero, e le cose che Paolo De Paola ci trasferiva con un linguaggio giornalistico, la curva le ha individuate con il linguaggio del cuore. Allora, 2 minuti di pubblicità e poi torniamo. Ancora qui, Leo Talk Serie A. Eccoci qui sempre in diretta, Leo Talk Serie A. Sono circa le 19.30 con Nicola Legrottaglie, con Andrea Zenga e con il direttore Paolo De Paola collegato. Stavamo parlando di Juventus e vi avevo anticipato che siamo andati a prendere alcune parti della lettera che la Curva Sud ha indirizzato alla ormai vecchia dirigenza bianconera. Ci sono un paio di frasi che volevo sottoporre alla vostra attenzione, in particolare anche quella di Paolo De Paola, perché di fatto la Curva Sud cosa dice? Dice che il tempo passa ma noi no, e incolpando la dirigenza aveva come unico scopo, dice la lettera, quello di ridurre la storia sportiva di una società leggendaria ad una mera operazione economica, un prodotto da piazzare sui mercati internazionali come una qualsiasi bibita. Sono parole molto forti. E 15 punti di penalizzazione sono solo la punta di un iceberg. Paghiamo perché la dirigenza ha trattato la nostra maglia come un oggetto senza anima. Paolo, si è discusso tanto del caso Ronaldo, no? Cioè, quando è arrivato Ronaldo, al di là del valore sportivo, tecnico, la qualità, il talento,
del giocatore si è subito detto è una grandissima operazione di marketing, estremamente strategica e studiata, no? Ecco, queste parole semplici di una lettera che parte da un grande dispiacere, che è quello legato al tifo, un po' riportano a quel tipo di pensiero, no? Beh sì, e non solo, insomma, noi dobbiamo sapere che le vicende che hanno riguardato il tifo nei confronti anche della dirigenza, in particolare di Andrea Agnelli, sono state in certi momenti anche molto molto delicate, no? C'era stata un'inchiesta in passato, poi evidentemente Agnelli ha voluto rompere determinati rapporti, però io credo che esista sempre un modo in tutte le cose, cioè certi rapporti si possono chiarire, ma tenendo sempre alta la linea del dialogo. Qua si è fatta una scelta diversa, si è fatta una scelta di interrompere completamente determinati rapporti. Quindi, diciamo, questo comunicato nasce da anni di incomunicabilità che ci sono stati fra appunto il tifo della curva, il tifo organizzato e la società. Ma al di là di questo comunicato, io sento da parte di molti tifosi juventini che diciamo, la mancanza di dialogo, la mancanza nemmeno di trasparenza, ma proprio di far capire, di spiegare le cose alla gente, c'è sempre stata negli ultimi anni, ma anche di fronte alla difesa di campo, a volte gli arbitraggi, non gli arbitraggi, spiegare un pochettino, è stata sempre una cosa un po' lacunosa degli ultimi anni della Juventus, perché magari tutto andava bene, tutto veniva coperto dai 9 scudetti, ma finiti i 9 scudetti, quando c'è stato un momento abbastanza duro, che continua ancora, beh, era il caso di spiegare, di ragionare sulla pandemia, sulle cose che si stavano facendo, sullo stesso Ronaldo, su Marotta, sui rapporti tra cugini. Adesso che cosa, la gente che cosa sta vedendo? Che un cugino praticamente ha costretto un altro cugino a dimettersi con tutto il CDA, quindi bocciando clamorosamente la precedente dirigenza e prendendo le distanze da quella precedente dirigenza con una nuova dirigenza che chiaramente deve difendersi, non può non difendersi, e quindi lo farà in tutti i modi. Però ribadisco, è un voltar pagina netto che costringe anche i tifosi a voltare pagina, ma i tifosi in maniera silente, in maniera garbata, mi permetto di dire, lo hanno fatto presente più volte di questa assenza di dialogo e di questo dover in qualche modo soltanto ringraziare il re che aveva dato i 9 scudetti. Non bastava quello. Senti Andrea, so che ho coinvolto maggiormente il direttore, no, ma io ascoltavo e anche ventieri, Nicola, perché insomma, chiaramente il direttore ha seguito tantissimo la Juventus quando appunto era direttore di Tutto Sport, ma non soltanto in quel periodo. Nicola è un ex calciatore della Juventus, quindi insomma direi che meglio di loro per conoscere l'ambiente non ce n'è. Però a te faccio invece più una domanda, se vuoi, fuori, no? Da questa magari conoscenza maggiormente approfondita che hanno loro, ossia il campionato oggi, abbiamo visto prima attraverso la classifica, si presenta nuovamente come fosse un altro campionato ancora, cioè è un'annata, è una stagione particolare, abbiamo avuto il mondiale di mezzo, tante volte abbiamo detto ma cosa accadrà prima, cosa accadrà dopo, di fatto il girone di andata si è chiuso questo fine settimana, o meglio si chiuderà domani con la gara tra Lazio e Milan, il Napoli che oggi ha 50 punti e che probabilmente manterrà il vertice della classifica, vincerà con lo stesso orgoglio, con la stessa diciamo soddisfazione, perché poi c'è quello che si deve discutere fuori dal campo, ma c'è anche la passione, no? No, infatti secondo me la parte brutta, al di là che la premessa è che chi sbaglia deve pagare, e in questo caso è stata la Juventus, ma io credo che sia solo l'inizio e pagheranno anche altre squadre, credo, quindi partiamo da questo presupposto che è giusto così. È ovvio che poi questo va un po' a ledere la passione del tifoso, perché comunque abbiamo un campionato in cui comunque la classifica sarà falsata da fattori esterni, non rispecchierà appieno quello che abbiamo visto in campo e quello che ha detto il campo. E io mi metto dalla parte del tifoso, ma del tifoso di calcio, non della squadra, e si perde un po' il bello di questo sport, perché comunque quando vai... ripeto, a ledere la passione del tifoso con queste diciamo scorrettezze pur di restare in vetta, come diceva prima Nicola, io da tifoso preferirei una posizione in meno in classifica, magari anche uno scudetto in meno, però avere una società trasparente che mi permetta di vivere appieno la mia passione. Detto questo, io credo di sì, cioè il Napoli una volta che poi vinci è comunque una vittoria,
e parliamo anche di un Napoli che al momento della penalizzazione della Juventus aveva appena vinto lo scontro diretto 5-1 distanziandoli di 10 punti, quindi comunque una vittoria, sarebbe una vittoria sul campo, sarebbe una vittoria giusta al di là di tutto. Ecco, il mio concetto è quello che è un peccato per gli amanti di questo sport che il valore visto in campo non rispecchierà poi la classifica. Tutto si è anche detto che in questi casi, Nicola, se la giustizia deve intervenire non è neanche giusto che intervenga durante il campionato, perché appunto modifica, no, una serie di equilibri e di dinamiche che chiaramente le giornate di campionato portano con sé, no? Però è uguale, alla fine meglio per me, per esempio nel caso della Juventus, meglio adesso. La Juventus, ma se poi si ribaltasse obiettivi di nuovo la situazione, però poi va bene, polemiche, ma comunque continua, no. Intanto la Juventus è troppo lontana dal Napoli, quindi togliamo il discorso scudetto perché l'abbiamo già, no, definito, perché solo il Napoli lo può perdere, quindi la Juventus comunque non sarebbe arrivata lì, avrebbe fatto molta fatica, ma dovevano succedere cose eclatanti. Per quello dico, gli obiettivi della Juventus rimangono Coppa Italia ed Europa League. Quindi sono due obiettivi. Fermo restando, scusa Nicola, che la UEFA deve ancora esporsi, sta sì, osservando. Anche poi non quello, so. Anche quello. Ecco, per la UEFA direi adesso, magari la UEFA potrebbe attendere, ma nel campionato italiano invece la Juventus è avvantaggiata da questo punto di vista, meglio prima che alla fine dell'anno, perché adesso io posso puntare l'obiettivo, mettermi lì la squadra all'interno, succederà qualcosa, perché in questi frangenti nel gruppo qualcosa accade. Io dico sempre, io ho passato il 2006, il Calciopoli, Serie B, no? Quando mi chiedono che cosa è successo in quel periodo lì, ai calciatori non cambia nulla, perché i calciatori hanno comunque la passione, perché giocano, sono sempre in vista, hanno il loro stipendio, a loro non cambia nulla. Quello che cambia è che molto probabilmente nella difficoltà, io dico sempre, faccio sempre l'esempio dei funerali, quando c'è un funerale, persone non si parlano, per tanti anni poi arriva il funerale, a un certo punto tutti parlano, perché c'è un morto. E quindi nel funerale, nella tragedia, succede che un ambiente comunque si compatta. E così accadrà, parlare, secondo te, anche accade nella difficoltà. Quindi la Juventus ne verrà fuori come tutti, perché ci sono professionisti, perché ci sono persone. Quando ci sono persone dentro, i principi sono gli stessi. I principi che regolano le relazioni sono uguali. Quindi io credo che ci sarà un cambiamento e sarà importante chi guida a dare un'identità, a dare serenità, ecco, a dare visione. A questo proposito faccio una domanda al direttore, perché francamente il ritorno di Allegri è stato molto discusso. Oggi come oggi, a fronte di quello che sta accadendo e che ancora dovrà accadere, secondo te è l'uomo giusto al posto giusto? Cioè una figura come quella di Massimiliano Allegri, che ha comunque anche una verve comunicativa, la capacità in qualche modo di alleggerire situazioni pesanti. Lui stesso l'ha detto, io sono livornese, tante volte le battute dei livornesi non vengono capite se non dai livornesi, no? Adesso, al di là dello scherzo e dell'ironia, è l'uomo giusto per guidare una situazione di difficoltà non soltanto calcistica, ma anche morale, burocratica, di società, di futuro? Guarda, se tu me l'avessi chiesto la settimana scorsa, cioè prima di queste decisioni della Corte federale, quindi la penalizzazione, ti avrei detto di no, come lo sto dicendo da mesi, perché mi sembra che Allegri non abbia proprio quella capacità di costruire qualche cosa di nuovo, non solo attorno ai talenti giovani, perché contro il Napoli non le ha nemmeno schierato questi giovani, non ha avuto il coraggio di farlo, ma proprio come idea di gioco. Io non la riesco a vedere ancora e non l'ho vista nemmeno contro l'Atalanta, però da persona responsabile mi rendo conto che in questo momento creare un altro scombussolamento anche in panchina vuol dire veramente destabilizzare la squadra, destabilizzare i giocatori, creargli nuovi riferimenti, insomma non mi sembra di buon senso. La cosa più di buon senso è arrivare a fine stagione e poi magari eventualmente fare i conti, scegliere un altro allenatore, vedere qual è la posizione di classifica, insomma, ma adesso andare avanti veramente sarebbe in questo caso farsi del male da soli, scegliendo addirittura di interrompere con Allegri. Poi lasciami dire un'altra cosa, volevo fare un parallelo su due cose che riguardano un po' il calcio italiano, che sono Calciopoli e questa vicenda delle plusvalenze. Noi stiamo girando attorno a una cosa come se all'epoca per Calciopoli o adesso per quanto riguarda le plusvalenze non se ne sapesse nulla, invece lo sapevano tutti. Cioè tutti all'epoca di Calciopoli erano abilitati a parlare con gli arbitri, era una, come dire, una consuetudine che veniva permessa a tutti i club, a tutti i dirigenti di club,
addirittura, diciamo, nelle intercettazioni, nelle indagini, il presidente federale era quello che in qualche modo era intervenuto addirittura per intercedere su alcuni club, che erano in difficoltà. Allora io dico, se c'era un sistema allora e c'è un sistema adesso, e comunque il calcio, diciamo, da calciopoli in poi ha creato delle divisioni che secondo me sono diventate quasi insanabili, e anche questa qui probabilmente creerà un'altra ferita. È possibile che tra i presidenti non ci si riesca a mettere d'accordo anche con un presidente federale che possa essere all'altezza nel gestire determinati fenomeni, cioè nel gestire determinate situazioni, nel dire, siccome sono coinvolte quasi tutte le società, non possono essere degli eletti che vincono uno scudetto a tavolino, oppure non ci possono essere delle squadre che invece vengono, come dire, tenute fuori perché hanno fatto meno degli altri. Ci vorrebbe una coesione di sistema che, affrontando questi due problemi che sono simili, guardate che sono abbastanza simili come fatto generale, in qualche modo possa stabilire una strada, stabilire un percorso. Quello delle plusvalenze è una cosa negativa a cui è stato costretto il calcio italiano, perché non ha altri proventi se non quelli delle TV, e durante la pandemia si sono trovati in difficoltà, ma questa era una prassi precedente alla pandemia. Allora, siccome questo fenomeno il calcio italiano lo conosce benissimo, anziché arrivare a questi eccessi, a questi estremi e a queste punizioni esemplari, non si poteva intervenire, o perlomeno non si può intervenire già adesso in maniera che tutti vengano coinvolti anche in elementi sanzionatori se ci sono stati degli eccessi da parte di qualcuno. Diciamo che noi in Italia dovremmo imparare il motto prevenire meglio che curare, che non lo conosciamo benissimo, non soltanto nel settore calcistico, anche in altri settori. Intanto avete visto l'aggiornamento del live tra Bologna e Cremonese, era in vantaggio la Cremonese 1-0 sul Bologna, adesso invece 1-1 appunto a Bologna, tra Bologna e Cremonese. Lo so che sorridi. Senza parlare, no, adesso ci stiamo concentrando sulla Serie A. Ma se minimo scendessimo giù, hai voglia? Allora di cosa parliamo? Cioè, parliamo proprio di qualcosa che alla base non può mai funzionare. Mai un sistema del genere nel calcio non può funzionare. Ci vogliono riforme esemplari, precise, per poter mantenere questo sistema. Tu puoi parlare con tutti i presidenti di tutte le squadre professionistiche, tutti ti direbbero che loro non riescono, non ce la fanno a mantenere, col budget e con tutto quello che c'è dietro al calcio, un investimento che loro vorrebbero allora, fare. Allora, maggior ragione, bisogna cambiare funziona. Le cose. Allora, non funziona lì e non funzionerà né sotto e da nessuna parte. Quindi qua è un sistema, quindi politico anche, governativo. Quindi, come sempre, è chi governa che permette questo. Anche chiedendo quello che magari non dovrebbe chiedere. Chiedi di meno affinché le cose possano essere più naturali, più reali e più, più sane, più pulite. Fammi fare un'ultima domanda a Paolo De Paola prima di salutarlo. Tanto a Paolo questa domanda posso farla, non so se posso farla a voi due, ma a lui sicuramente sì. Visto che si parlava, insomma, un po' di questa lotta intestina tra cugini, il ritorno di Francesco Calvo come responsabile dell'area sportiva conferma, fatemi fare una battuta, ci vuole anche un pochino di gossip, conferma, diciamo, la premessa con la quale ti sei collegato, Paolo, sì o no? Ma guarda, diciamo, mi stai portando in delle paludi e in un terreno perché... Puoi anche non rispondere, se vuoi no, ti voglio bene lo stesso, ti inviterò ancora a Leo Talk. No, ma ti voglio bene, ti voglio rispondere, nel senso che è una faccenda molto delicata che comunque ha comportato un rientro di questa persona che comunque ha avuto dei rapporti sui quali non mi va di entrare, no, con, lo certo. stesso, con lo stesso Andrea Agnelli. E il ritorno di questa persona vuol dire che c'era stato un chiarimento, però chiaramente adesso, dopo l'allontanamento del precedente CDA, è nominare capo dell'area tecnica, quindi di tutta, è proprio Francesco Calvo, mi sembra un'ulteriore rottura decisa con il passato. Perdonatemi, ma insomma... È un segnale forte. È un segnale fortissimo, quindi io non ho fatto nessun teorema, vi stavo dicendo soltanto delle cose che non hanno funzionato all'interno della famiglia, questo sinceramente. Perché poi, oltretutto, perché devi far uscire da tutte le altre cariche di Stellantis e di Exor Andrea Agnelli? Evidentemente, diciamo, c'è stata una rottura molto profonda ed è questa la causa principale di ciò che sta succedendo.
Nicola, chiudiamo, volevi aggiungere qualcosa su Calvo? No, penso che no, i panni si lavano, no, in famiglia. I panni sporchi si lavano in casa. La vita privata è vita privata, per carità, però queste situazioni portano tutti a fare una riflessione, ovvia. Cioè, quindi la rottura è stata pesante e molto ahimè ci sono state anche delle, da parte di chi è rientrato, ci sono state dei paletti chiari per poter rientrare, almeno questo è quello che no. Comunque consentitemi la battuta, mi prendo io la responsabilità visto che la sto facendo, tante volte c'è una sorta quasi di così, no? Sana gelosia nel dire mi potessi chiamare Agnelli di cognome, bah, non lo so, e io diciamo caro papà grazie che mi chiamo Ciardiello di cognome, magari voglio dire avrò meno possibilità da un certo punto di vista, però il peso e la responsabilità di quei cognomi, insomma, di queste famiglie che hanno grandi proprietà e grandi guarda, importanza. Valeria, fammi dire un'altra battuta in questo senso, perché... Non è facile, anche ad Andrea Agnelli, guarda, lui, Io sono legato anche ad Andrea. No, tanto, anch'io, molto, lo conosco personalmente. L'ho conosciuto bene, cioè, però anche ad Andrea, comunque... il nome della famiglia pesa tantissimo, perché noi avevamo all'inizio stabilito un rapporto, chiamami Paolo, chiamami Andrea, benissimo, alla prima critica che ho fatto sul giornale però Paolo ricorda che io sono sempre Agnelli, va benissimo, ecco per dire. Allora, se questa è, diciamo, la strada, se questa è un pochettino la presunzione della famiglia, dobbiamo dire che a certi livelli, ed è quello che diceva saggiamente Le Grottaglie all'inizio, l'arroganza, il sentirsi, diciamo, sopra il potere, o non solo di potere, ma sopra il potere, non premiano e non pagano mai. Sempre, soprattutto quando si ha tantissimo, quello che bisognerebbe curare molto è l'umiltà. Umiltà e mancanza di arroganza sono la forza anche delle persone più ricche al mondo. È questo che potrebbe fare la differenza. Vabbè, abbiamo lanciato anche qualche messaggio, chissà, magari se arriverà al destinatario, a cui comunque auguriamo ogni bene e soprattutto un grande in bocca al lupo per il proseguo di quella che sarà la sua vita professionale e personale. Detto questo, Paolo, ti saluto con la vignetta del nostro mitico Peppart, Giuseppe Avoglio, che conosciamo benissimo, il quale si è sbizzarrito chiaramente sul tema della Juventus, della penalizzazione, della procura, parola che ha messo giustamente tra virgolette, e dice, insomma, c'è a chi procura giovamento, la pesante sentenza, e chi invece abbattimento. Vabbè, chiaramente, insomma, le figure e i volti sono ben riconoscibili in questa vignetta, per la quale, come sempre, ringraziamo il nostro Peppart. Ringraziamo di cuore, certo, anche Paolo De Paolo, che deve collegarsi. Grazie. Da un'altra parte. Paolo, ultimissimissima domanda, veramente telegrafico. Sì. Cosa ti aspetti adesso? Cosa succederà secondo te? Cioè, guarda, solo l'inizio? Io mi aspetto una cosa, che ci sarà sicuramente, per quanto riguarda il collegio di garanzia, un'attenzione alle questioni formali e alle questioni sostanziali che riguardano le motivazioni della sentenza. Quindi si analizzeranno queste due cose. Se ci sono stati degli errori da un punto di vista formale, cioè se Chinè ha acquisito quelle cose oltre dei tempi di un mese, che erano i tempi limite, beh, ci potrebbe essere un clamoroso ribaltamento. Così come ci potrebbe essere un clamoroso ribaltamento se nelle motivazioni non c'è una giustificazione elevata per poter in qualche modo corrispondere questi 15 punti di penalizzazione. Questo del collegio di garanzia non è affatto un passaggio formale che ratifichi quello che è già successo. Va bene, grazie Paolo De Paola. Grazie a voi. Grazie. Saluto. Secondo voi la Juventus riuscirà ad arrivare in zona Champions, chiede Luca? No. A queste condizioni è un po' dura, eh? È un po' difficile. No. Ma soprattutto perché ci sono anche le altre squadre che giocano bene, che se la stanno appunto giocando al meglio delle loro possibilità. No, beh, servirebbe quindi una media scudetto alta, 50 non 50 punti. Servirebbe il Napoli del primo 43, girone. 43-44, più o meno. Sembra utopia pensarlo adesso. Considerato soprattutto il più fatto probabile che, con l'Europa League, che è un campionato equilibrato da quel punto di vista. È molto più semplice concentrarsi sull'Europa League. Anche se lì, Arsenal,
dura. Non è facile, non è assolutamente facile. Va bene, io direi chiudiamo, abbiamo ampiamente dedicato questo spazio alla Juventus, ma era insomma doveroso dopo quello che è accaduto. Chiudiamo però l'argomento, concentriamoci invece ancora sulla 19esima giornata di campionato. Nell'ultima parte vi proporrò anche un servizio su Roma e Lazio. Intanto Inter e Milan, caro Andrea. Ancora devono giocare l'Inter questa sera, il Milan domani. Il Milan è in una situazione, secondo me, forse più psicologica che fisica, non particolarmente allettante in questo momento, no? No, complicata. A livello mentale, secondo me anche a livello fisico, perché soprattutto in Supercoppa ho visto una squadra un po' scarica, un po' che non ha perso un po' quell'onda dell'entusiasmo che la portava avanti l'anno scorso, l'ha detto anche Pioli in conferenza, se non sbaglio. E poi l'attende un turno molto molto complicato, perché con la Lazio è difficile, e servirà comunque ritrovarsi, perché Milan deve anche adesso, la Juve ha aiutato, la penalizzazione della Juve ha aiutato un po' tutti, però deve anche guardarsi dietro, e se non si ritrova è una squadra che fatica, deve ritrovare quell'entusiasmo che l'ha portata a vincere un grande scudetto l'anno scorso. E poi è normale che giocare con lo scudetto sul petto comunque è difficile, alza le aspettative, ed è una squadra che secondo me deve ritrovarsi, ecco. Nicola? Sì, diciamo che le prestazioni collettive dipendono sempre da quelle individuali, quindi io credo che il Milan oggi sta pagando assolutamente un deficit di prestazioni individuali. Ci sono 3-4 giocatori che quando stanno bene fanno fare il salto e portano il Milan a un livello superiore, che non stanno girando come siamo abituati a vederlo. Quindi io credo che stia pagando quello. Prestazioni individuali, di nomi importanti che non stanno più facendo la differenza, e quindi la squadra ne perde. La squadra perde ritmo, perde duelli, perde più intensità, e quindi anche il valore del gruppo comincia a scendere un po'. E quindi sappiamo che l'anno scorso non era la squadra più forte, ma comunque vinceva per altri motivi. Sicuramente questo uomo inquadrato, che è Pioli, deve ricompattare la propria squadra e rimetterla in quell'ordine di cose che poi è stato il segreto probabilmente per la vittoria del Milan nella scorsa stagione. 2 minuti di pubblicità e poi torniamo, ultima parte di Leo Talk Serie A. Andiamo a collegarci anche con Carlo Nicolini in Turchia. C'è il tuo podio portieri, che sono curiosa di vedere dove hai collocato i portieri nelle prime 3 posizioni per questa giornata. 2 minuti e insomma state lì e arriviamo subitissimo. E ultima parte, Leo Talk Serie A in diretta, una terza parte che sarà velocissima perché abbiamo ancora tanti argomenti. Intanto che bello rivederlo, perlomeno dal video, Carlo Nicolini. Ciao, buonasera Carlo. Aspetta che non ti sento, quindi dobbiamo controllare un momento l'audio. Ti vedo benissimo, con la tua bella maglia dello Shakhtar, e vedo anche dei simboli dietro che probabilmente mi confermano che sei in Turchia. Ripristiniamo l'audio e poi torno da te. Nel frattempo, caro Andrea, avevamo anticipato il tuo podio dei portieri. Che cosa dice per questo fine settimana? Ma podio dei portieri privo di 6 squadre che giocano tra oggi e domani. Allora, al primo posto abbiamo Milinkovic-Savic, che è un portiere in grande crescita quest'anno. E gran protagonista della vittoria del Torino a Firenze per 1-0, con una bellissima parata a fine primo tempo su Kwame e un'altra nei minuti di recupero su Barak, quindi parate importanti. E poi comunque un portiere in netta crescita rispetto all'anno scorso, un portiere con grandi potenzialità che secondo me, se migliora qualcosina, può fare veramente bene. 7,5 è un voto alto, eh? Beh, 2 parate decisive, poi la parata al 92esimo su Barak, comunque gratifica, il mezzo punto in più glielo diamo, come 7 diamo a Meret, altro portiere che fa ridere a pensarci adesso, doveva andare allo Spezia quest'estate, invece è un portiere che si sta confermando grande protagonista di questo Napoli, portiere da grande perché fa un grande intervento a partita, lo fa bene, grandissima parata su Piontek sul 2-0, secondo me veramente bella perché ha avuto una reattività nel tuffarsi molto importante. E poi si azzera Montipò, comunque protagonista nella vittoria del Verona, che
che ridà speranze di salvezza, un portiere affidabile anche nei momenti no del Verona. Lui comunque ha sempre lasciato, comunque ha avuto sempre un buon rendimento, quindi Montipò 6,5 a chiudere questo podio. Confermi, Nicola, le scelte di Andrea? Sì, anche su Meret. Anche su Meret. Meret sta dando segnali di crescita, di maturità rispetto all'anno scorso, molto più costante, meno situazioni che lasciano, no, un po' di indecisione quando lo guardi. E poi fa interventi belli, cioè belli, decisivi. Utili al gioco. Decisivi. Quella su Pionte che è stata veramente una parata stupenda, fatta proprio di esplosività, di pensiero e di gambe. Quindi un portiere completo. Se migliora altre due o tre cose, secondo me rimarrà per tanti anni a Napoli. Va bene, allora, dicevamo anche duello cittadino tra Roma e Lazio, perché domani sera c'è la gara tra Lazio e Milan. Se la Lazio dovesse vincere, raggiungerebbe la Roma come posizionamento di classifica, come punteggio. Sappiamo, no, la disputa che c'è tra le due squadre della capitale. Vediamo il servizio realizzato dalla redazione Sport Italia e poi torniamo anche in Turchia. Dai, vediamo il servizio. Tutte le strade portano a Roma, ma da Roma una sola porta in Europa. Lo sanno bene i giallorossi di biancocelesti, chiamati dopo la penalizzazione alla Juventus ad un ulteriore step di crescita che possa fronteggiare il ritorno in grande stile della Dea e valere un pass Champions. La formazione di Mourinho ha mostrato di saper fare a meno di Zaniolo senza soffrire più di tanto, esaltando ancora l'intesa tra Dybala e Abraham e trovando in El Shaarawy l'uomo giusto al momento giusto. In caso di partenza dell'ex Inter e Dentella bisognerà però intervenire sul mercato, con Ziyech e Frattesi che potrebbero sbarcare a Roma, dando nuove alternative allo Special One, che tra queste aspetta anche Wijnaldum dopo l'infortunio di inizio stagione. Assenze diverse ma identica voglia di continuare la corsa Champions dall'altra parte del Tevere, dove Maurizio Sarri aspetta il ritorno di Immobile e si gode un Zaccagni capace di trovare 7 volte la via del gol e non far rimpiangere in tandem con Felipe Anderson l'assenza del bomber di Torre Annunziata. L'acquisto vero del mercato di gennaio è Luis Alberto, ritrovato nelle ultime settimane e pronto ad illuminare la scena in un centrocampo di grande qualità, condiviso con Milinkovic-Savic. Due squadre per un unico obiettivo chiamato Champions, consapevoli che per raggiungerlo bisognerà ridurre al minimo gli errori, perché se tutte le strade portano a Roma, da Roma una sola, quella della continuità, porta in Europa. Scusa Carlo, ma se tutte le strade portano a Roma, la strada di Zaniolo dove porta? No, te lo chiedo così se ti sei fatto un'idea dall'estero del caso Zaniolo. Non lo so, penso che c'è tanto rumore intorno a Zaniolo e non so quanto se l'è guadagnato questo rumore, perché negli ultimi 2 anni ha fatto 3 partite fatte bene, quindi non lo so onestamente, però può servire a tante squadre, può servire a Conte, può servire al Milan. Non sono d'accordo sul servizio che una sola andrà in Europa, perché il Milan deve stare molto attento, rischia di uscire dalla zona Champions, perché è in una parabola discendente molto preoccupante. Ne abbiamo parlato infatti anche prima, Nicola e Andrea sottolineavano proprio questo aspetto. Però, giusto per restare ancora un momento in tema giocatori e talenti, tu Mudrik l'hai visto proprio nascere in un certo senso, no? Da uomo di campo quale sei e soprattutto da uomo dello Shakhtar Donetsk quale sei, tu l'hai visto proprio sul nascere, corretto Carlo? Sì, sicuramente, perché l'abbiamo comprato quando aveva 15 anni, quando era nel Dniepro, lui fa le giovanili a Metallist, poi va a Dniepro, a 15 anni lo prendiamo, pagandolo anche abbastanza per essere un ragazzo di 15 anni, però ci abbiamo creduto tantissimo, l'hanno visto gli allenatori che c'erano precedenza, i portoghesi, è andato in prestito un paio di mezze stagioni a 2 squadre ucraine e poi da 3 anni è in pianta stabile con noi e sicuramente è un grandissimo talento, cioè, mi brillano gli occhi ogni volta che vedo le sue immagini, perché insomma poi l'ho visto quotidianamente. Prossimo pallone d'oro? Allora. Prossimo pallone d'oro ti chiede Nicola, Carlo? Allora il potenziale c'è e se la gioca con altri fenomeni che ci sono. Sicuramente il fatto di essere andato a una grande squadra come il Chelsea in una vetrina come la Premier League lo può aiutare.
il fatto di essere un ucraino lo aiuta un po' meno, ecco. A proposito, adesso noi ridiamo, scherziamo, ma com'è la situazione in questo momento, Carlo? Voi siete in Turchia in ritiro adesso, giusto, con lo Shakhtar? Noi siamo, tutte le squadre più o meno ucraine, sono forse qualcuna in Spagna, ma quasi tutte qua in Turchia, siamo in ritiro precampionato perché la nostra stagione inizierà il 16 e il 23 di febbraio con la Coppa UEFA, giochiamo l'ottavo di finale con il Rennes, mentre il campionato inizia a fine febbraio per tutte, quindi tutte le squadre sono qui a fare il ritiro. Noi ci siamo ritrovati il 10 gennaio e facciamo questo mese e mezzo qui di ritiro, il solito ritiro insomma invernale. Senti Carlo, un'ultima cosa rispetto al trasferimento, insomma alla vendita di Mudryk al Chelsea. So che il vostro presidente, il presidente dello Shakhtar, ha voluto chiaramente realizzare un'operazione di calciomercato importantissima e auguriamo un in bocca al lupo molto 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 grande al giocatore, però dietro c'è anche una rilevanza sociale che va, ahimè, a toccare ancora il tema della guerra, no? Tra Ucraina e Russia, e non solo, perché il vostro presidente l'attenzione verso i più bisognosi ce l'ha da prima della guerra attuale tra Ucraina e Russia. Bravissimo, hai detto benissimo, perché ovviamente questo trasferimento ha dato un eco, una risonanza a tante cose, quindi escono tanti particolari come il nostro presidente a questa cessione dà 24 milioni per una fondazione per aiutare i soldati di Mariupol, le famiglie dei soldati di Mariupol, eccetera, eccetera. Però il nostro presidente è dal 2014 che quotidianamente, e sottolineo quotidianamente, quindi pensate cosa vuol dire 9 anni, tutti i giorni, che dà aiuto prima alle popolazioni del Donbass con pasti, con medicinali, con possibilità di dormire, ha aperto con le sue fondazioni, usa lo stadio di Leopoli per chi ne ha bisogno, per appunto pasti, per dormire, per medicinali, insomma è una costante, un costante aiuto alla popolazione ucraina colpita da quello che sappiamo tutti, quindi questa operazione mette in evidenza questa notizia, perché ovviamente ha fatto scalpore in tutto il mondo, essendo il migliore, più grande trasferimento di questo gennaio, però non va dimenticato che è da 8 anni che lui si sacrifica e noi lavoriamo in determinate condizioni. Eh beh, insomma, a proposito di plusvalenza, a proposito, no? Di plusvalenza, questa, no, infatti, questa è vera. A proposito, questa è una plusvalenza che diciamo che accettiamo e condividiamo pienamente, Carlo. Ma sicuramente, noi, secondo me, anche questo trasferimento, Valeria, lasciamelo dire con un po' di orgoglio, sottolinea una volta in più il grande valore che lo Shakhtar, il grande lavoro, il grande valore che lo Shakhtar ha fatto in questi anni, perché è solo l'ultimo di tantissimi grandissimi trasferimenti in grandissime squadre occidentali, appunto perché abbiamo lavorato benissimo con i giovani, sia quelli costruiti in casa come nel caso di Misha, sia quelli brasiliani andati a prendere in Brasile, grande talento, però li abbiamo formati, li abbiamo svezzati, e se diamante erano diciamo diamanti grezzi perché talento ne avevano e mamma e papà che gliel'ha dato, però poi c'è dietro un tanto lavoro per metterli in condizione di poter esibirsi nei campionati più importanti e anche nello Shakhtar, ovviamente, perché il nostro sogno è di vincere tornei, di vincere anche a livello europeo con lo Shakhtar. In questo momento, per ovvie ragioni, non è possibile, e per questo che i nostri sentimenti anche in questa cessione sono contrastati. Siamo felicissimi per lui, per dove è andato, siamo orgogliosi di lui e di noi stessi, però ecco, noi dovrebbero essere giocatori come lui che vengono da noi per vincere titoli da noi, però in questo momento questa cosa non è possibile, quindi siamo orgogliosi di poter far vedere un altro nostro fenomeno del vivaio ai grandi livelli, far parlare dello Shakhtar, di tutto il bene che sta facendo lo Shakhtar anche fuori dal calcio e del bene che fa al calcio con la bontà del nostro lavoro. Ecco, io infatti credo che la rabbia, adesso al di là poi dell'aspetto della guerra, però la rabbia è quella di aver seminato tanto, costruito tanto un percorso che stava in qualche modo per esplodere al meglio e poi è stato invece bloccato, no? Da fattori esterni gravissimi.
che hanno anche in qualche modo impedito il proseguo di una strada, no? Ma, di un ma lavoro. Di base è importante sottolineare quello che ha detto Carlo. Di base c'era già un principio di identità da certo. parte del presidente, che già 9 anni prima ha fatto delle cose, e quindi nella difficoltà è stato difficile, perché lo è per tutti in quella situazione, ma per loro è stato molto più, più semplice continuare su quella strada. Cioè, quindi hanno valorizzato la loro interiorità nella difficoltà. E quindi questo è da sottolineare. Quindi questo è, un, è uno, non è un fare un aumento di capitale qua, no, no, di anzi. 700, 800 milioni, ma farlo dentro, interiormente, far vedere che i principi e i valori alla lunga lasciano una buona reputazione, e poi di conseguenza arriveranno anche queste plusvalenze che entreranno anche a far del bene a livello economico. No, perché poi l'ha detto anche il direttore Paolo De Paola, ha collegato nella prima parte della trasmissione, non ci dimentichiamo il motore che il calcio rappresenta in Italia, ma anche all'estero, i capitali che muove, al di là delle plusvalenze, ma veramente la forza motrice che potrebbe rappresentare anche da un punto di vista sociale, educativo, di messaggi, e questa cosa, secondo me, è un potenziale totalmente così inesploso. Per quello che potrebbe essere veramente il valore che potrebbe darne. Mal utilizzato. Mancano pochissimi minuti, 2 minuti circa. Andrea, torno da te per chiederti una parola, un commento sull'Inter, perché alle 20.45 tra pochissimo scende in campo un Inter vittoriosa in Supercoppa contro il Milan, un Inter che forse può rappresentare la vera antagonista al Napoli? Attualmente non vedo un antagonista al Napoli, perché veramente fa un campionato a parte. Delle inseguitrici, secondo me l'Inter è la più qualificata. È la più qualificata, sta anche in un buon momento di forma, secondo me sta attraversando un buon momento di forma. Ed è una squadra che, voglio portare sfortuna, no, però vabbè, in generale dai, no. queste partite non le sbaglia, soprattutto in casa. Ed è quella che vedo con più continuità rispetto a Milan, Roma e anche Juventus, quindi secondo me ha un potenziale importante. E ecco. Cosa pensi del caso Skriniar, visto che parlavamo di calciomercato? In brevissimo, secondo me era una cessione che andava fatta prima. Sinceramente non do tante colpe al giocatore adesso, perché poi è vero che comunque il capitano, la riconoscenza verso la società è importante, però in questo momento, secondo me, le società italiane, quando ricevi un'offerta importante per un giocatore, devi anche... La bravura è cedere nel momento giusto. E secondo me è un'operazione che all'Inter costa parecchi soldi, perché sono soldi che potevi prendere e invece hai perso, perché probabilmente il giocatore andrà via a zero a giugno, se non a gennaio, con molti meno milioni di quelli che potevi prendere l'anno scorso, a mio avviso. L'importante è valutarlo correttamente, onestamente. Ah, diciamo e non sopravvalutiamolo. L'importante è valutarlo onestamente. E correttamente. Va bene, Carlo, manca un minuto, ti do 30 secondi. Cosa ti aspetti in questo girone di ritorno? Parlo di campionato italiano, chiaramente. Mi aspetto qualcosa di più bello come proposta di gioco, come cercare di andare a prendersi le vittorie dalle squadre dietro, perché il Napoli, avendo fatto quello che ha fatto, avendo scavato questo abisso in classifica, ha messo adesso in condizione Inter, Juventus, Milan e tutte quelle dietro di dover andare a prendersi i risultati per provare perlomeno a recuperare, certo. e comunque sia per tenersi la Champions League. Quindi spero che la proposta calcistica sia migliore. Va bene, grazie Carlo, ti devo salutare. Un abbraccio, ciao, buon proseguimento. Ciao, grazie a Carlo Nicolini. Ciao. Grazie a Nicola Legrottagli, Andrea Zenga. È inutile che scappate, tornate lì voi due, che Paolo vi deve inquadrare. Stasera avevamo anche un pubblico, avevamo la mia bimba e la sua cuginetta. Eccole lì, la mia bimba che fa le foto, la vedete, e la sua cuginetta. Dite ciao. Ciao Leo Talk, eccole Leo lì, Talk. Perfetto. Ci vediamo lunedì prossimo alle 19 in diretta Leo Talk Serie A. Grazie anche alla regia, alla redazione e al nostro Paolo dietro la telecamera. Buon proseguimento di serata, arrivederci.